che mollo. Valeria! Valeria! Giorgi! La lasci, la signora sta con me. Guardami. Cretino. Che succede? Vieni, vieni con me. Dimmi se secondo te è una cosa normale. No, ma quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione spesso... Ho capito, ma dico... Una motivazione, una. Me la volete dare? Dirmi, signorina, non le diamo il finanziamento perché c'è il nome che comincia per V. Dico, un motivo. Capito. Me lo dovete dare. Uno qualunque. No, ma hai ragione. Ora, non sono io che decido, però io ho dato parere favorevole. Poi adesso sono in un altro settore, per cui... E cosa fai? Cosa faccio esattamente? Ah. Mi faccio due palle così. Dai, cercherò di capire perché non ti hanno dato il finanziamento. Sai che prima sei stato molto figo, Giorgi. Ah, sì? Hai detto... No, la signorina è con me. Molto Clint Eastwood. Vabbè, io vado. Ciao. Ciao. A Clinti, il conto, sono 4,50 euro. Il mio occhio si è fatto pittore e ha fissato i tratti della tua bellezza nel quadro del mio cuore. Il mio corpo è la cornice in cui essere racchiusa, in prospettiva è la migliore arte del pittore, poiché attraverso il pittore devi vedere la sua abilità per scoprire dove giace la tua vera immagine dipinta, che è sempre appesa nella fucina del mio petto, le cui finestre sono i tuoi occhi. Ora vedi quali buoni servizi hanno reso gli occhi agli occhi. I miei occhi hanno disegnato la tua figura e i tuoi per me sono finestre sul mio petto, attraverso cui il sole si diletta a sbirciare per ammirarti. Il sole si diletta a sbirciare per ammirarti. Giorno, tutto bene? Sì, sì, bene, bene, grazie. Bene. Vai, Rocky, falla a pezzi. Dai, ragazzi, dai! E tu, mo ti presenti, dai, mettiti in mezzo. Dai. Io non ho capito, questi muscoli a voi che cosa vi servono? A niente. Ah niente, dai, dai! Saltellate! Dovete saltare! Dai signorine, dai! Dei grilli dovete essere, dei grilli! Dai, dai, dai! Salve! Ma oggi non c'è l'insegnante quello biondo, vero? No, oggi c'è solo quello pelato. Ah. Ma torna quello biondo. Non possiamo dare informazioni sul personale. Sì, Fight 2000, buonasera. Dove vai? Esce dal parco. Sta scherzando, spero. Ti pare che c'ho voglia da scherzare dopo sei ore d'estatezza? Vabbè, allora magari aspetto, non c'è fretta. Senti, si può aspettare. Io c'ho un altro lavoro da fare, perché a far guardiano qua dentro non si campa più. Boh, fa arriva tardi. Boh, fa caccia via. Per carità, però ecco, parliamone, magari il suo secondo lavoro non la soddisfa. Sa come si dice? Chiusa una porta si apre un portone. La cucciola, ora che cresci, quando vedete se chiude una porta sono cazzi amari. Devi andare via, rapido. Sì, signore. Forza. Balestrieri. Allora alla fine ce l'hai fatta. Dov'eri? Non t'ho visto. Beh, ecco, a dire il vero sono arrivato che era già iniziato. Anzi, quasi finito. Senti, ti è piaciuto? Te l'ho detto, non saprei giudicare. Ma non devi giudicare. Il punto è se ti hanno fatto scattare qualcosa qua. Dai, tieni. Te li leggi con calma. Con il cuore e la mente aperti, però. Senza pregiudizi, eh? Ciao. Ciao. No, mister, però qua ci dobbiamo mettere d'accordo, perché non si può fare un giorno alle 5, poi alle 8, poi alle 7, come vi pare a voi. Ah, perché voi pensate che questa cosa nasca così a caso? Cioè, voi pensate che io sono al lavoro, mi giri i pollici, mi annoio, allora penso adesso anticipo l'allenamento, questo pensate? Esattamente. Voi Perloni, come ti permetti? Come ti permetti? L'ha detto lei. Lei chi? Lei tu. Merloni era per dire, io mi faccio in quattro per allenarmi, per trovare il tempo per voi, e voi mi ringraziate così. Mi sembra chi vi obbliga. Ah, siamo a questo punto. Merloni, guardami.
Questa convocazione improvvisa non è casuale, perché è una tecnica di allenamento. Sì, signore, perché bisogna essere sempre pronti, concentrati, tesi come una corda di violino, con la borsa sempre fatta, pronti alla chiamata. Miss, mo siamo diventati pompieri, mo. Sono molto arrabbiata. È molto arrabbiata, sono una cosa normale, ecco. Sono incazzate nere. È che io non... ho davvero preso solo l'ispirazione, non c'è niente di offensivo. Lo so. L'hai letto, no? No, veramente... No, non l'ho letto, ma... L'indice sì. Dovrei essere la donna che prima o poi l'amore arriva, giusto? Sì, parliamo sempre di ispirazione, Monica, non è che sei proprio tu. Sì, ma avrei scritto delle cose bellissime, non... che non me la sento di leggerle in questo momento. Lo so, solo questa, scusa. Mi dispiace tanto io. E che... come facevo a sapere che... No, nessuno poteva saperlo, infatti io non sono neanche arrabbiata, semplicemente che se tu riesci a passare in redazione a dire qualche cosa alle ragazze... Sì, poi... sì, appena finisco qui io vado subito da loro. E se invece hai voglia di scrivere qualche cosa su sfiga e umiliazione, ecco, allora rivolgiti a me. Umiliazione? Sì, Adriano stamattina davanti al notaio mi ha chiamato povera donna. Non ci ho visto più. Ascoltami bene, caro mio San Francesco del cavolo! Io ho quasi 40 anni, ho sempre provveduto a me stessa da sola e continuerò a farlo senza bisogno dell'elemosina di nessuno. Io pensavo che per il bambino... No, il bambino! Mica siamo più negli anni 30, eh? Io il bambino me lo cresco da sola e me lo cresco benissimo, è chiaro? Quindi ficcatelo bene in quella testa, che le parole povere e donna insieme mai! È chiaro? Mai. Aia! Cambia di sta... È tipico di Monica, però non la devi prendere sul piano personale. Insomma, io più cerco di essere gentile con lei, più diventa insopportabile. Perché proprio questo è il punto, Monica è orgogliosa, capisci? Pensa che lei e Michele, prima di innamorarsi, sono stati un anno ad odiarsi. Per dire, se tu vuoi stare vicino a Monica, se vuoi aiutarla, devi fare in modo che sia lei a credere che sei tu ad aver bisogno d'aiuto, capito? Hai capito? Sant'Antonio, com'è complicato. È complicato. Tu lo sai che nel mondo animale è tutto più semplice. Per esempio, c'è una sottospecie di quaglia. Lascia stare le quaglie, lascia stare il mondo animale. Per esempio, se tu pensi che lei abbia fame, che debba mangiare, non devi dire che deve mangiare perché aspetta un figlio. Perché lei ti manda a quel paese, devi dire ho fame, che cosa c'è da mangiare? E tutto fila molto più liscio. Quindi invece di dire hai bisogno di qualche cosa... No, devi dire voglio questo, voglio quello, ho fame. Ho fame. Ho fame. Ho fame. Fame. Bene, ma tu te ne intendi di donne, eh? Sì, a modo mio. Si vede. Mister, molto a modo suo. No. Ai. Io ho capito una cosa. Che non mi importa niente se quelle dentro il libro di Laura siamo noi. Noi non siamo più le stesse. Io non sono più una mangiatrice di uomini. Tu non sei più una moglie sottovuoto. Io... Allora, adesso io sono una single senza un uomo. Tu sei l'amante fedele di un uomo sposato che quando trova il tempo ti dedica mezz'ora. Facciamo festa. Io sono contenta di essere sempre la stessa. Volevo dire che... Che col ritrattino che ci ha fatto Laura adesso gli uomini faranno la fila dietro la mia porta? Che il tuo bello farà i salti di gioia scoprendo che probabilmente ti sei portata a letto, che ne so, anche il suo salumiere? Ma quello potrebbe anche saperlo, visto che ci siamo conosciuti dal salumiere. E poi non è vero che mi dedica solo mezz'ora! Chiamalo e digli che hai voglia di vederlo stasera. Chiama. Cinema, una passeggiata, un ristorante. Vedi se sua moglie è d'accordo. Ciao amore, sono io. Ciao. Sì, scusa. D'accordo, ok, ciao. Mi richiama. Che c'è? No. Che c'è? Uno non può essere impegnato un attimino!